Buongiorno a tutte le mie regine e i re libertini. Oggi parliamo di questi due animali, vi do un indizio. Questi due animali sono il tema di oggi, il cervo e il toro, cosiddetto bull. Parliamo di cuckold. Cuckold e scambismo. Ma prima vi dico chi sono Mia, fondatrice di Libertine Queen. Chi è il cuckold? È un uomo che si eccita guardando o sapendo che la propria donna sta facendo sesso con un altro uomo. In taluni casi appunto è lì, vede la scena, in altri casi invece non la vede neanche da un'altra parte. Il cuckold ha una forte indole alla sottomissione e all'umiliazione che può venire da parte sia della partner oppure del cosiddetto bull, la figura di cui parlavo prima. Il bull è associato all'uomo che nella nostra ideologia, diciamo, è bravissimo e molto prestante, ecco, a livello sessuale, e in questo caso soddisfa la moglie dove lui non riesce. Anche il cuckold rientra nelle cosiddette parafilie, quindi parafilia è provare attrazione o eccitazione per una determinata situazione o parte del corpo. In questo caso è una situazione appunto in cui la propria compagna ha rapporti con un'altra persona e, come dicevo appunto, come spiegavo, si ha una forte indole alla sottomissione, all'umiliazione verbale. Veniamo allo scambismo. Cosa c'entra cuckold e scambismo? Niente. Dunque, e moltissimi fanno confusione con il voyeurismo. È molto difficile, improbabile, che vedrete nel corso di una serata scambista un uomo che resti a guardare la propria donna e che si faccia umiliare da lei o dal singolo che in quel momento la sta scopando. Altresì è vero che è molto più probabile che vediate situazioni nelle quali l'uomo resta sia a guardare la donna, la propria moglie, partner, però non si fa sottomettere, non ha quel desiderio di umiliazione, gode nel vedere. Quello è voyeurismo, che è tutta un'altra roba, e può essere anche all'inverso. A noi è successo di vedere donne, scene in cui le donne appunto assistono ai mariti che hanno rapporti sessuali e loro non fanno assolutamente nulla, ma non è cuckoldismo, ok? Tra l'altro è proprio la dinamica della serata scambista, non riesce a cogliere bene quello che è invece la volontà della parafilia, del cuckoldismo, cioè non vanno proprio, non si sposano, ecco, non si sposano perché l'ambiente comunque non lo permetterebbe. Poi, sempre per non fare di tutta l'erba un fascio, se ci sono situazioni in cui ci si incontra a 3 o a 4 e viene richiesta nello specifico questa cosa, allora sì, si parla di cuckoldismo e semplicemente si sfruttano i canali dello scambismo per arrivare a questa cosa, ok? Per creare questa situazione. Tra l'altro, una parentesi sulla figura del bull: il bull è una figura che anche nello scambismo esiste, specialmente richiesta nelle cosiddette gangbang, ma faremo un video a tal proposito. Spero vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto, seguite questo canale, commentate, mettete like, andate a visitare il nostro sito www.libertinequeen.com. Buonasera carissimi libertini! Se siete attenti e ci seguite da un po' di tempo, vi ricorderete che noi su questo canale abbiamo fatto un video che parlava dei cuckold. Oggi facciamo il video che parla invece delle cuck queen, ossia l'opposto, la versione, diciamo, femminile di quello che è il cuckold. Prima di parlarvene, di spiegarvi cosa consiste, mi presento. Sono Mia, fondatrice di Libertine Queen. Come dicevo, la cuck queen è la versione femminile del cosiddetto cornuto. A differenza della versione maschile, si distacca un po' da quella concezione di sottomissione, perché in questo caso in realtà è lei avere il potere, diciamo, le redini del gioco, e
del trio, di questo trio. Il trio è formato quindi da la donna, Cat Queen, la cosiddetta cornuta, anche se poi vediamo che è relativamente cornuta, il marito, il compagno, e la terza persona, la terza donna, con la quale lei decide di, alla quale lei decide di concedere il marito. Quindi diciamo che è un tradimento relativo, perché in realtà stacchiamoci dall'idea di tradimento che prevede una vittima sofferente, ecco. In questo caso la donna decide consapevolmente di concedere il marito, perché questa cosa, questo atto la rende felice, non solo, la fa proprio godere. Questa fantasia naturalmente è possibile solo se la coppia è veramente solida. Come si fa a realizzare questa fantasia? Anzi, ancora prima, come si fa a capire di averla? Come tutte le cose, nasce parlando con il compagno o la compagna, poi le cose maturano, da che se ne parla così magari in maniera vaga, ci si inizia a informare, si inizia a capire che effettivamente sì, è una fantasia, è un desiderio molto forte, e se è così forte da volerlo realizzare, ci si informa bene per fare il passo successivo. In questo caso, ad esempio, ci si può rivolgere ad app, dating app, quindi come ad esempio una famosissima Tinder, ma ce ne sono tante altre. Perché? Perché la ricerca verte su una donna singola, quindi vado a cercare una donna. Può capitare che la donna, la terza donna inserita, sia un'amica della Cat Queen. La donna che viene inserita nella coppia viene nominata Cupcake. Il fatto che sia la compagna a scegliere, che sono io che comando, sono io che decido che tu puoi fare sesso con un'altra donna, e sono ancora io a decidere con quale donna. Anche qui vige la regola che si rispettano chiaramente i limiti di ogni partecipante, limiti che vanno chiariti prima. Si usa tanto che la Cat Queen non sia presente, come capita anche con il cuckold. Non sia presente proprio nella stanza, magari a casa a fare gli affari suoi, e consapevole che il marito in quel momento sta avendo rapporti con la donna che lei ha scelto. In generale le pratiche vanno dalla più soft anche a quelle più hard, sempre appunto nel rispetto e nel consenso di tutti i partecipanti. Volendo può anche assistere, essere lì presente, ma non essere coinvolta, fare da pubblico. Oppure può essere presente e masturbarsi, o ancora essere nella stanza accanto. Capita spesso che all'inizio dell'incontro la Cat Queen scaldi, diciamo, il marito, lo aiuti a aiuti proprio a avviare la situazione, creando l'atmosfera giusta, e anche a livello sia mentale che fisico, dopodiché se ne vada, esca dalla stanza. Tutte cose che sceglie lei. Una cosa, una pratica diffusa è che, finito l'amplesso, la Cat Queen raggiunga il marito e l'amante, e amante relativa, e si occupi di ripulire gli umori di entrambi. Spero di essere stata chiara in questo video, spero che vi sia piaciuto, mi piacerebbe sapere se avete mai avuto questo tipo di fantasia, nel caso scrivetemelo. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, sul mio canale privato Patreon, e seguite questo canale, attivate la campanella delle notifiche. Un bacione dalla vostra regina libertina, Mia.